Grazie al sindaco Alemanno. E la parola adesso al presidente della regione, Piero Marrazzo. Buongiorno a tutti. Io coscientemente e con determinazione ho deciso oggi di essere qui accanto al presidente della Roma, Rosella Sensi, accanto al sindaco Alemanno, alla famiglia, ma perché credo che questo è un passaggio cruciale anche sotto un profilo politico-istituzionale per il nostro territorio e per la nostra città. Accanto a un collega che stimo moltissimo, come De Luca, una sua suggestione mi ha fatto venire in mente la prima volta che sono entrato e l'ho vista nella prospettiva, come si dice, quando è entrato allo Stadio Olimpico, giocava, era Roma-Venezia, nella Roma c'era Capitan Losi, dall'altra parte c'era un'altra ex bandiera della Roma che era Manfredini, e giocavano giocatori come Benitez e quant'altro. Perché ho pensato a quello? Perché ho pensato ai ragazzi che sono lì, laggiù, nei giovanili, e più avanti ci sono i campioni. Il calcio non può essere barattato da una società. Il calcio è un momento fondamentale della vita collettiva. Il calcio non è solamente della società, di chi evidentemente la guida, non è solamente degli atleti. Il calcio entra, pervade persino le coscienze. E noi dobbiamo avere, ecco perché ho accettato, ci siamo confrontati con il sindaco Alemanno, e abbiamo deciso che oggi qui bisogna affermare di fronte a tutti, me lo dico sinceramente con la consapevolezza, è giusto che la Roma abbia il suo stadio, come lo deve avere la Lazio. E dobbiamo farlo diventare un patrimonio di tutti. Nel calcio del XXI secolo, e il governo, come ha ricordato il sindaco Alemanno, già lo sta facendo in Parlamento, attraverso una legislazione opportuna di settore. Se questo è vero ed è condiviso, dobbiamo anche preservare questo concetto, perché è partita la partita del mettere in discussione questo attraverso le paure e i timori. Allora, alle paure e ai timori si risponde non con atti di piaggeria. Oggi, pur rappresentando qui l'istituzione più elevata di territorio, quale la regione, dico che è evidente che noi ci occuperemo nella valutazione degli elementi più importanti, ovvero sia dopo che lo avrà fatto, perché per competenza è del Comune di Roma, che lo ricordo è la capitale d'Italia, e non possiamo pensare che la capitale d'Italia rispetto ad altre città rimanga indietro, anche sotto questo profilo, perché oggi io sono qui per dire le cose che non devono diventare più un elemento di discussione, di partigianeria, cioè già si è alzata la contraerea contro gli stadi. Allora dobbiamo dire che gli stadi vanno fatti come? E lo sa benissimo il presidente Sensi, ne abbiamo parlato. È evidente che ci sono determinate normative che riguardano l'urbanistica, l'ambiente, mobilità e viabilità. Vi dico, anche qui sono d'accordo con Alemanno, una delle preoccupazioni maggiori è la viabilità, è la mobilità, insomma lo sappiamo, lavorando a stretto contatto di gomito, un insediamento come questo dello stadio deve essere inserito nella programmazione su gomma e su ferro per quanto riguarda la mobilità, deve evidentemente rispettare quelle che sono anche diciamo la qualità della vita dei residenti delle zone che si ritrovano a vivere la nascita di questo nuovo stadio. Credo che la sinergia dobbiamo anche allargarla alla provincia per quanto riguarda alcuni elementi della politica della mobilità, come non possiamo, credo che già domani ci sarà una prima riunione per quanto riguarda la sovrintendenza e quindi inizierà il percorso. Allora, la conferenza stampa di oggi ha un significato, quello di mettere in sicurezza l'idea che lo stadio si deve fare. Anch'io dico che per me c'è un unico punto di riferimento, la Presidenza della Roma, il Consiglio di Amministrazione. Vi assumete la responsabilità oggi pubblicamente, e questo atto di coraggio, ecco qui, non possiamo lasciare sola la società.
ma lasciarla sola significa che ora la società sa, lo sanno i tecnici che hanno elaborato il progetto, che ora inizierà un percorso. Dobbiamo fare in modo che sia veloce, dovremmo toglierlo anche dall'agone politico, cioè fare sì che questo sia veramente, e non è un caso che il dialogo interistituzionale è quello che ci ha aiutato in questi anni ad affrontare problematiche di altro tipo, ma capite bene, come i rifiuti o come la sanità. Credo che per la città di Roma e per i tifosi sia un passaggio che ci aiuta ad affrontare un altro tema, lo dico di fronte al presidente Abete. Ci sono i giornalisti, quante volte avete raccontato notizie e fatti di cronaca legati alla violenza? Uno stadio moderno significa partecipazione, significa che se noi facciamo ridiventare protagonisti i tifosi, forse siamo in grado, anche attraverso quindi un modo diverso di vivere lo stadio, che sia un fatto economico, così diciamo un'altra questione di trasparenza. È evidente che deve essere un fatto economico, perché il calcio è un fatto economico. Non è un caso che il presidente Sensi ha ricordato i diritti sportivi. Vogliamo dare alle società la possibilità di ritornare protagoniste e non vivere solamente in relazione alla televisione, e lo dico da uomo di televisione quale sono stato. Ecco, allora noi dobbiamo supportare questo, perché lì dentro poi ci ricadrà tutto, ci ricadrà la cultura dello sport, la lotta contro il doping, la capacità. Quindi oggi, dando il via a questo percorso amministrativo, evidente che non sarà facile, vedo alcuni assessori capitolini, tantissime questioni verranno affrontate, ma anch'io sono convinto che, essendo stato un bambino che è entrato allo Stadio Olimpico, che è entrato allo Stadio Flaminio, oggi che le mie figlie possano sapere che fra qualche anno andranno a vedere la loro squadra in un nuovo stadio, e lasciatemelo dire, si parte con il piede giusto. Intitolarla a un presidente, a una persona, non si va lontani se non c'è memoria. Noi abbiamo vinto alcune battaglie negli ultimi mesi, penso quella dei mondiali di nuoto. Tutti pensavano che non ce l'avremmo fatta e invece tutti ce la si è fatta. Allora, ce la faremo per gli altri appuntamenti, se abbiamo a cuore un'unica questione, che da oggi questo percorso riguarda tutti. Trasparenza, partecipazione, poi ognuno si assumerà le sue responsabilità. Ma su questo possiamo andare lontani. È evidente che se non ci fossero queste condizioni, allora si ritornerebbe alle solite logiche italiane, che questo è un argomento più della politica e meno delle istituzioni. Questo è un argomento di Roma, dei suoi cittadini e di quello che io credo di cui vanno in tanti orgogliosi. Cioè una bandiera, è una delle bandiere più importanti che abbiamo in città. Quindi, Presidente Sensi, oggi noi, come dire, in termini simbolici, vediamo presentato quello che poi accadrà in termini amministrativi alle istituzioni di riferimento. Io accolgo la presentazione e vigilerò perché insieme alle altre istituzioni, in primo luogo al sindaco Alemanno, ci sia un percorso trasparente, partecipato e nello stesso tempo il più possibile veloce, perché questo significa allora che vinceremo insieme una partita, la più importante.